tempi siamo più che a posto, quindi possiamo sicuramente dire che il 16 settembre è la data dell'inaugurazione. All'interno si sta lavorando a un restauro davvero particolare, quello di un affresco che è presente in abbazia dal XV secolo, attribuito alla scuola degli Erri su tre livelli, un restauro importante e significativo. Certo, abbiamo già insieme alla sovrintendenza stabilito il tipo di pulitura che è già stato fatto, sono state esportate le vecchie stuccature che vedete rifatte qua nelle parti bianche. Ora la sovrintendenza ci indicherà esattamente a che livello arrivare come ritocco pittorico. Un affresco che è diviso in due parti, molto probabilmente quando è stato danneggiato è stato in corrispondenza di un danneggiamento anche del muro, perché nella nicchia in cui era collocato si vede proprio la linea di frattura come questa dell'affresco. Certo, il telai su cui ora è montato sono appunto due che verranno riuniti con una speciale tecnica che permetterà al giunto di rimanere elastico nel tempo e quindi visivamente sembrerà unito, ma all'effetto sismico risponderà in un modo elastico, in modo che non si riaprirà questa fessura. Abbiamo portato praticamente la pellicola pittorica a una cromia più propensa all'originale, cioè più adatta, cioè mentre prima era offuscata adesso risulta molto più brillante, molto più volumetrica anche. Abbiamo acquistato le profondità che prima erano appiattite, i colori appunto sono diventati più brillanti e le ombre si sono accentuate. E adesso stiamo procedendo con la fase del restauro pittorico ad acquarello sempre e astrazione cromatica, abbassamento dei toni in modo da poter vedere da vicino l'intervento eseguito, ma allontanandosi l'intervento si uniforma con il contesto dell'affresco. La parte più affascinante è proprio quella forse con il pennellino, l'ultima fase del suo lavoro. Sì, il restauro pittorico sicuramente è la fase più emozionante anche per noi restauratori, cioè anche se tutte le fasi sono emozionanti perché praticamente riporti in luce un'opera d'arte che si è offuscata purtroppo dai sedimenti di sporcizia, da prodotti usati in maniera impropria negli anni passati, quando il concetto del restauro era diciamo un po' più primitivo rispetto a quelli che sono i concetti di restauro di oggi e soprattutto dei materiali, delle nuove tecniche che si usano ad oggi. L'affresco presenta la crocifissione nella parte superiore, subito sotto l'Annunciazione e poi una processione, una teoria di santi, tra questi c'è anche Sant'Anselmo, il fondatore dell'abbazia di Nonantola. Una cosa molto interessante la possiamo notare in questa traibazione architettonica che ormai è andato perduto tutto diciamo la pellicola pittorica. Sono rimaste alcune tracce dei nomi dei santi, purtroppo questi sono andati perduti, ma sicuramente erano i nomi dei santi.